Buongiorno ragazzi, perché qua la telecamera fa un po' i capricci. Buongiorno a tutti, aspettiamo un po' che arriva un po' di gente e poi partiamo subito. Siamo in 7, così oggi vediamo se la nuova impostazione di Facebook ci fa capire qualcosa. Fatemi sapere prima di tutto se mi sentite, dovrebbe essere tutto a posto, però per sicurezza se mi date un ok. Ok Max, vedo tutto, si sente benissimo, io vado avanti. C'è questo buio qua, aspetta che accendo la luce, vediamo un po' se riesco a andare un po' più. Ma so, più o meno. Vabbè, va bene così. Ok, vedo e sento, ciao Gino. Mettiamo un attimino che arriva un po' di gente e poi partiamo, ok? Allora, oggi facciamo una live dandovi alcune anticipazioni sulla situazione attuale. E poi questa live è dedicata a chi sta partendo, ok? Quali passi seguire proprio per chi è a digiuno di eBay? Parliamo in modo molto stretto e anche con indicazioni e informazioni molto utili e veloci, perché dobbiamo essere veloci in questo periodo. Ok, vediamo un attimino da qui, quanti siamo. Perfetto, vedo che Gino gentilmente se mi... Ah, bravo, bravo, metto, vedo e sento, perfetto, ok, allora non c'è bisogno, perfetto. Chiudo questo, questo rimane aperto. Aspetta che ricarico e via. Allora, buongiorno a tutti ragazzi. Sì, ma porca miseria, ma che strana sta cosa che non riesco a vedere il contenuto del video. Mostra, bah, vabbè, non lo so, io non ci ho mai capito niente, sono su questa cosa sono proprio ignorante. Ok, allora, tanto alcune informazioni su quello che sta accadendo, più che altro vi dico, sono a stretto contatto con eBay, abbiamo avuto anche una conversazione stamattina in merito alle problematiche, evidenziando quali sono le problematiche che sono scaturite, vale a dire i tempi, il DSR. Bene, eBay ci sta lavorando cercando di trovare la soluzione migliore per poterci aiutare in questo senso. Importante avere la bacchetta magica in queste situazioni, non c'è ragazzi, purtroppo fino a quando non si hanno informazioni ufficiali, ad esempio, non si può andare a interagire in maniera massiva, perciò quando si hanno informazioni ufficiali che un hub chiude o che un qualcosa ha dei ritardi, solo quando si hanno delle informazioni precise si può andare a agire. Perciò voci di corridoio non vengono prese in considerazione fino a quando non c'è qualcosa che parla chiaramente. Per il resto, tutte le problematiche sono state fatte e menzionate, nel senso che il DSR per quanto riguarda un anno, in base alla comunicazione che è arrivata l'altro giorno, ok? I tempi di spedizione, la rimozione dei feedback per quanto riguarda situazioni dove uno lascia un feedback negativo per ritardi. Ci stiamo ragionando sopra e si sta anche agendo, non soltanto ragionando. Comunque, il fatto che comunque stiamo avendo questi rapporti, questa comunicazione fa intendere che l'obiettivo è quello di rassicurare i venditori e che comunque rassicurare me, i venditori, tutto il gruppo e anche chi non è nel gruppo che eBay sta facendo il massimo per poter garantire che ci siano meno problemi possibili. Non è facile, non è una cosa di default, ma le variabili cambiano in continuazione giorno per giorno, perciò occhio, attenzione, ok? Non prendiamo... cioè, la cosa da fare in questo momento non è un bel momento, non è un bel periodo, però bisogna avere calma in queste situazioni, bisogna cercare di tenere duro, di andare avanti fino a che si può, ok? Con tutte le problematiche che ne scaturiscono, però secondo me ce la faremo, ok? Ora parliamo, io oggi vorrei parlare con chi sta partendo su eBay, in maniera che con chi non è mai partito su eBay, e vi dico, questo è il momento giusto, perché i consumi si stanno spostando dall'altra parte, si sono abbassati. Allora raga, io cerco di non essere mai negativo, cerco sempre di trovare qualcosa di positivo nelle situazioni. In questa situazione sto trovando il fatto che molto si sta spostando online. Perciò
chi attualmente ha un negozio fisico, le variabili sono infinite, va bene, ci sta, ma cerco di parlare in maniera, okay, molto aperta, poi ognuno c'ha i propri casi. Però chi ha un negozio fisico e ora si è trovato a dover chiudere perché l'attività è chiusa, l'online può essere una soluzione. Ok? Poi vabbè, Max, il mio negozio è a 8 km, non posso uscire. Va bene, ci sta, ce l'hai sotto casa. O vuoi partire, mette in bozza e poi quando siamo pronti si parte. Ok, cercate di avere un po' di elasticità. Non tutti siamo uguali, c'è chi molto ovviamente dirà una cosa, chi ne dice un'altra. Io cerco di tenere una linea orizzontale, senza una linea orizzontale per fare in modo di accontentare più o meno tutti, non accontento tutti, però non lo posso sapere quali sono le esigenze di tutti. Io cerco di mantenermi in una linea, diciamo, equilibrata, ok? Le variabili sono infinite. Benissimo. Ok, ora, nella situazione in cui uno deve partire ed è stato sempre digiuno di eBay, ci sono alcune cose da tenere in considerazione, ok? Diciamo, per chi è esperto del gruppo, chi mi segue da un sacco di tempo, chi vende in eBay, c'è un sacco di feedback, queste può essere, sono cose ormai per voi scontate, ma questo può essere una live che può dare una mano a questo tipo di situazione. Chi non è online vuole andare online perché è il momento giusto, perché si trova in una situazione dove gli incassi ormai sono zero e vendere online potrebbe essere un piccolo approccio in questo momento che vi può garantire qualcosa, ok? Parlo anche da privato, perché no, eh? Cioè, attenzione, parlando in generale. Ora, prima di partire, vi consiglio di fare una cosa fondamentale, ok? Non credete che siccome arrivate voi, cacchio cacchio, inserite il prodotto e tutti devono comprare. Non siete i primi e non siete gli ultimi. Per poter vendere su eBay e ottenere dei risultati su eBay in maniera anche continuativa, bisogna studiare. La prima cosa che dovete fare, che vi consiglio assolutamente, è fare un'analisi di mercato. Cosa vuol dire? Ma la facciamo in maniera molto semplice, ragazzi, non voglio complicare la vita, ok? In maniera molto semplice, vale a dire, se tu hai un catalogo di 10.000 prodotti e vuoi inserire qualche prodotto, devi sapere prima quali prodotti inserire, più che altro su una logica di rotazione. Cosa vuol dire? Che sono prodotti che vengono venduti. È inutile che perdiamo tempo a inserire prodotti che non hanno vendite o che comunque la rotazione è molto lenta. In questo periodo, i settori che possono andare forte possono essere giardinaggio, cibo, tutto quello che riguarda la telefonia, per dire cover, cose del genere. Sì, c'è un calo, va bene, c'è un calo, ma almeno vendo. Ok, non sto completamente a zero. Ci sono poi problematiche alle spedizioni, ma parliamo in generale. Ok, ragazzi, cerchiamo di essere un po' elastici in questo momento. Ok. Allora, dovete analizzare che cosa si vende di più, perché il problema nasce dal momento in cui dovete incominciare a inserire dei prodotti. Per l'inserimento di un prodotto fatto alla cacchio ci impiegate 1 minuto, fatto bene ci impiegate anche dai 10 ai 15, ma anche 1 ora, dipende da a che livello di preparazione siete. Mettiamola così: partiamo da zero, non ne sappiamo niente di eBay, ci vogliono dai mezz'oretta, ok? Senza fare studi particolari. Bene. Perciò, se abbiamo 10.000 prodotti, io mi devo impegnare a inserire i prodotti che sono convinto e più quantomeno sicuro che questi prodotti possano avere un appeal maggiore rispetto ad altri. Nel senso, è meglio che mi metta a vendere che posso dire, in questo momento, mi metto a vendere un mouse o una cuffia da auricolari. È probabile che il numero di vendite degli auricolari sia più alta rispetto a quello del mouse, ma non è detto, dipende dalle situazioni. Perciò andare a verificare prima quali possono essere i prodotti che hanno più vendite vi può garantire di inserire il prodotto nel minor tempo e con il maggior risultato. Ci sono molte variabili dopo, ma partiamo da questo principio, ok? Ora, poi adesso vi inizierò anche a condividere lo schermo, così inizierete a vedere quello che faccio io. Perciò andare prima di tutto fare questa analisi. Questa analisi è molto semplice. Vi consente di andare a verificare a livello di frequenza di vendite e prezzo medio quali sono i prodotti più venduti. Tutto questo deve essere fatto in fase iniziale, ragazzi, ve lo ripeto, perché dovete perdere il meno tempo possibile. Non dovete credere che quello che avete voi è unico e siete gli unici in Italia che vendono questo prodotto, perché ci sono molti venditori eBay, anzi, molti venditori che partono all'inizio, inseriscono il prodotto, non ottengono risultati e abbandonano. Questo perché non hanno fatto un'analisi preliminare.
È inutile inserire dei prodotti che non hanno vendite, o quantomeno bisogna saper inserire un prodotto, ma a meno sapere che quel prodotto è valido o no, sarebbe la cosa migliore da fare. Così sprechi ancora meno tempo. Esempio, ci sono venditori che partono su eBay, credono che sia facile perché in fin dei conti l'inserimento è facile, ma poi quello che ottengono è dopo 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, hanno così poche vendite che decidono addirittura di chiudere il negozio. Perché non ottengono risultati? Sarebbe stato meglio prima dire ok, quali sono i prodotti che ho? Di questi prodotti, quali sono i prodotti che hanno più vendite, una rotazione più elevata, e inserisco prima questi e poi vado a inserire quelli che hanno meno appeal, invece di prendere un catalogo e dire inserisco quello che mi trovo davanti. E oggi come oggi, domani come domani, mettiamola così, è la strategia migliore per ottimizzare il vostro tempo che nessuno ve lo paga alla fine. Okay. Non sai se puoi ottenere risultati, perciò quel poco che facciamo dobbiamo essere almeno avere una vaga idea o comunque una buona percentuale di risultati, di diciamo possibilità di vendita. Ora, premesso che voi vi siete creati un account su eBay, premesso che vi siete collegati l'account PayPal a eBay, che abbiate cercato un attimo sul sito delle poste quali possono essere spedizioni utilizzate in base alle dimensioni e al peso. Che abbiate almeno telefonato un vostro corriere e chiedere se è operativo in questo momento, quanto vi fa pagare, questo e quest'altro. Non vi preoccupate dei costi spedizioni in questa fase, ok? Perché è una fase che viene dopo. Per abbattere i costi spedizioni si vede dopo. Ora, l'importante è inserire i prodotti, che li potete inserire adesso, perché volete andare subito online. O inserirli anche in un secondo momento, metterli in bozza, prepararvi, ok? Fare in modo che vi create un bel catalogo e poi lo lanciate. Va bene, può essere anche un'altra strategia se in questo momento, in questa situazione, la tua azienda non è possibilità, è in possibilità di spedire. Perché finito questo casino, chi sarà online continuerà a giovare anche perché comunque hanno continuato a vendere online e continueranno a vendere online anche quando la situazione migliore. Chi non lo sarà un, cioè secondo me è il momento giusto proprio perché si sta spostando il modo di le, diciamo, l'economia si sta spostando in qualche modo. Vabbè. Certe volte mi allungo perché ci sono alcune persone che ogni tanto si aggrappano delle cose. Allora a me, io non mi va che vi aggrappate a delle cose che non siano utili alla fine. Ok, va bene. Come fare a analizzare non vedo i commenti, ma comunque va benissimo. Come fare a analizzare se questo prodotto è un prodotto valido, è il prodotto giusto da dover inserire? Come si fa in questo momento? Cioè, come in questo momento, come si fa di regola, ok? La cosa è molto semplice, non ci vuole un'arte di scienza, non ci vuole molto impegno. La cosa importante è farlo nel modo corretto, ok? Farlo nel modo corretto cosa vuol dire? Che se io devo andare a cercare e fare una piccola analisi su eBay e verificare quali sono i prodotti più venduti, devo cercare di essere molto specifico. Questo perché se io faccio una ricerca di un prodotto, eBay mi restituirà dei risultati che sono appartenenti al tipo di ricerca che io ho fatto. Se la mia ricerca, ad esempio stupido, voglio vendere delle taniche di benzina da 5 litri. E nel mio titolo inserisco per effettuare le ricerche. Adesso vi faccio vedere, però vi anticipo una cosa. Per effettuare le ricerche, inserisco la parola litri per intero, ok? Posso, eBay mi farà vedere solo quei risultati che contengono nelle vendite, solo in quei prodotti che hanno quel titolo. Ok? Nello specifico, perciò il venduto che andrò a verificare sarà sulla base di quelle parole che ho inserito. Ok? La cosa più importante da fare è essere il più precisi, il più preciso precisi, non sta bene, però fare in modo che la ricerca che vado a fare sia precisa al millimetro, senza mettere variabili che non possono essere gestite o che possono essere diverse. Esempio, tanica benzina 10 litri, litri per esteso. Ok, e va una variabile che può essere scritta in LT o addirittura litri, onde evitare di non fare una ricerca
precisa, io metto le variabili, quelle che devono esserci per forza nel motore di ricerca. Ok? L'esempio è tanica, benzina, 5. Basta. Il 5 identifica che ci sarà dopo la parola litri o LT, L punto. Non sappiamo come le persone hanno pubblicato questa inserzione. Ok? Ma dai risultati di ricerca, questo ci consente di fare una ricerca ben precisa e mirata, senza mettere variabili che ci sporcano i risultati. Ora, vi faccio lo share e cerchiamo anche di farvi capire quello, di essere chiaro in maniera molto semplice come fare un'analisi di mercato, molto blanda, siamo in maniera molto semplice perché sennò vi complicate la vita, per capire quali prodotti dover andare a inserire e quali no. Ok? Benissimo. Ora fatemi una cortesia, fatemi sapere se vedete quello che vedo io, vale a dire la pagina di eBay. Se mi date conferma, gentilmente, aspetto un ok da qualcuno, vedo dei commenti, qua non riesco più a vederlo. Se mi potete dar conferma che vedete quello che vedo io, stando alla regola, dovreste vederlo. Aspetto che mi arriva l'immagine. Questo è lo share del mio. E poi voi dovreste vedere invece anche... Vediamo. Ok, ciao Max, vedi i commenti, non li vedo. Porca miseria. Fatto militare, ok. Perfetto, dovreste vedere quello che vedo io. Vuoi vedere? Si è bloccata? No? Ok. No, adesso dovreste vedere eBay. Scusate, perché mi non avevo fatto lo share. Fatemi sapere. Vedo anche io da qua, per sicurezza. Aspettate un secondo, Problemi tecnici di trasmissione. Vediamo. Che ho un lag di 10 secondi. Forse anche di più. Dovreste vedere. Ok, perfetto, lo vedete anche voi. Ora, supponiamo di dover andare a fare una ricerca per una tanica da benzina. Ok, voglio vedere, io sono una ferramenta, voglio inserire un po' di prodotti, ho quasi 50.000 prodotti nella mia ferramenta, voglio iniziare a capire quali possono essere i prodotti che hanno più vendite, in maniera di non perdere tempo. Allora vado a farmi una ricerca su eBay di quali sono i prodotti, ok? Perciò la ricerca la devo fare molto semplice. Tanica, benzina, e poi metto la variabile che può essere 10. Ok? Benissimo. A questo punto l'algoritmo mi restituirà tutti i risultati, che sono 3705, e da questi risultati io voglio andare a vedere quali sono gli oggetti, cioè quanti se ne vendono. Posso vederlo anche in maniera così random, andando a vedere i venduti. Poche parole, vado sul primo venditore, perché sulla base della rilevanza sono quelli che stanno vendendo di più, questo esempio adesso chiuso, 639 venduti. Posso vedere la frequenza, vale a dire il 14, il 13, il 12, questi sono gli oggetti venduti, ok? E con i loro giorni. Il prezzo 10 a 25 dipende dalle dimensioni, perché questo vuol dire che ci sarà dietro una variabile che va a scegliere il tipo di litraggio, chiamala così. Ok, questo è, ricordatevi, che ho 3705 risultati spalmati su tante pagine, ogni pagina è composta da 50 risultati. Cioè io a questo punto vado a vedermi nel complessivo quanto la piattaforma eBay, sulla base di queste variabili che ho inserito, quanto la piattaforma eBay sta vendendo, quanti venduti ci sono, ok? Perciò io facendolo in questo modo sono molto specifico, tanica, benzina. Se qualcuno poi ha messo qualche altra variabile strana, non lo beccherò. Spero che almeno abbia messo questo. Poi c'è quella da 10, c'è quella da 5, c'è quella da 20, dipende dai formati. Benissimo. A questo punto vado a selezionarmi una cosa. Prima faccio Italia per sicurezza, perché mi vado a filtrare i risultati solo in Italia. E faccio sicuramente, riduco i numeri, siamo arrivati a 503. Ok? A me interessa Italia. Poi se qualcuno arriva dall'estero e vende, è un'altra cosa. Ok? Io voglio vedere di mettermi in competizione o più che altro inserire i prodotti con lo stesso mercato, quello italiano. Poi arriva uno dall'Inghilterra, lo vende a 1 euro, vabbè, è un'altra cosa. Non me ne frega niente a me. Può incidere nel mio fatturato, ma a me interessa confrontare l'Italia.
A questo punto, facilissimo, ragazzi, seleziono qua sotto i venduti. Ok? Io a questo punto da qui posso andare a vedere tutti quelli in verde, sono quelli venduti con il giorno, l'orario, ok? 18, 18, 17 e così via. Mi è molto facile questa cosa e posso andare a vedere effettivamente il numero dei venduti. Perciò qua mi dice che ci sono state 61 vendite. Prendetelo in maniera approssimativa questo, fate almeno un 40% in più. Perciò saranno 100, va bene, ci sta, all'incirca è più o meno quello il calcolo corretto da fare. Ok? Importante è che intanto io da qua posso vedere la frequenza, i giorni, fino a dove arrivo, 14 febbraio, il 12. La cosa che mi interessa a me è andare a vedere il prezzo medio. Però attenzione, quando voi fate una ricerca di questa tipologia, dovete farla in maniera molto precisa, nel senso che se io sto vendendo una tanica da benzina da 10 litri, mi devo andare a preoccupare che la mia ricerca sia con le stesse specifiche, nel senso, va bene i 10 litri, ma in plastica? Allora io devo andare a considerare tutti i prezzi medi della plastica, perché molti fanno delle ricerche un po' alla cavolo, nel senso che non tengono in considerazione le variabili. Ha il beccuccio, non ha il beccuccio? Perciò se io voglio andarmi a mettere a confronto con questo, devo avere le stesse identiche e medesime caratteristiche. Non posso dire, ma ragazzi, attenzione, questo dipende anche dal colore. Se io voglio andare a vedere quanti pantaloni, vi posso dire, una sciarpa nera, quante sciarpe nere vengono vendute, se vedo pochi numeri, cioè se io la mia sciarpa è rossa, ok, benissimo. E vedo che ci sono molti venduti, ma non faccio caso che questi venduti sono neri e io entro con la rossa in vendita, sbaglio tutto, perché la variabile in quel caso è il colore, che fa cambiare anche la scelta del cliente. Qui la scelta del cliente può essere dettata dalla variabile della plastica, dalla variabile dell'oggetto in più che mi consente di versare. Vabbè, questo credo che ci sia in tutti, ma per farvi capire che è importante questa cosa, le variabili, se le dovete andare a verificare, se questo prodotto che volete vendere deve essere volete fare la ricerca di mercato, deve essere inerente allo stesso prodotto. Basta solo una variabile differente. Quella ricerca non è valida, perché quella variabile può incidere tanto sia nella ricerca che nel volume di venduti. Occhio, questo è un errore che fanno in tantissimi. Va bene? Cioè, qua io da qua posso andare a vedere quanti venduti ci sono. Arrivo addirittura fino al 13 gennaio. Il no, alle 9 è stato venduto questo tanica plastica per benzina e gasolio, ok, da 10 litri. Ok? Cioè, vedete, alla fine io che sono andato a cercarmi un risultato senza il litraggio, ho cercato quelli che hanno scritto, mi sono trovato davanti quelli che hanno scritto LT, ok, e quelli che hanno scritto sicuramente anche litri. Eccolo qua. Che avendo scritto soltanto litri, avevi trovato soltanto loro. E il risultato sicuramente sarebbe sceso. Da 91 scendiamo a 39, perciò questo tipo di ricerca è errata. Quella corretta è la più pura possibile. Così mi garantisco di fare una ricerca di mercato. Ok? Fatta la ricerca di mercato, posso decidere: ok, mi interessa questo prodotto, vedo che questo prodotto ce l'ho io, che sono competitivo. Attenzione, essere competitivi non vuol dire per forza entrare su eBay e fare il prezzo più basso. Non seguite questa politica e vi fate male. Entrare quanto entrano gli altri, se poi c'è qualcuno che si fa veramente male, fategli fare del male. Le aziende si mantengono con i margini, ok? Perciò rimanete costanti e lineari con il prezzo. Ciò sulla quale dovete lavorare di più in alcune situazioni è il costo di spedizione, però attenzione, fare un costo di spedizione 6 o non fare un costo di spedizione non è quello che ci fa vendere, attenzione ragazzi, siate ben, non pensate a queste cose che non sono le magie, l'algoritmo non è fatto di magie, sono delle logiche ben precise. Ciò, lasciate perdere il discorso della spedizione. Perché vi dico questo? Perché spesso e volentieri ci sono persone che dicono: però io vorrei mettere in vendita il prodotto, però non so quanto, i costi di mia spedizione sono troppo alti. Quanto sono? 7? Sono 8? Non è che a causa di quello non vendi. Al massimo puoi anche bilanciarti il costo, ok? Tra il costo e la spedizione, sbilanciarli, come si dice. Ma non è quello che non ti fa vendere, quello che ti fa vendere è la costruzione di un buon titolo performante. Ma prima di perdere tempo, facciamo l'analisi di mercato. Così non perdiamo tempo.
Non fate l'errore di quelli che inseriscono i prodotti, ripeto, perché credete di essere gli unici e fighi che si mettono su eBay e hanno cose particolari. Non siete nei primi né negli ultimi. E non perdete tempo, perché poi quel tempo nessuno ve lo ridà. Perciò, prima analisi di mercato. Questa è un'analisi di mercato molto semplice. Io la chiamo molto blanda, perché comunque ci può dare anche un'idea. Okay? Ricordatevi sempre di flaggare Italia. Poi dipende da dove vendete, ma comunque flaggate Italia in maniera che siamo più precisi. A questo punto possiamo vedere che ci sono stati all'incirca, più la percentuale che vi ho detto, all'incirca 100 prodotti venduti nell'arco temporale dal 19 marzo al 13 gennaio. Facciamo che siamo 19 gennaio, febbraio, marzo. In gennaio, 2 mesi e qualcosa, 2 mesi, giusto? Sì. Gennaio, perfetto, febbraio, marzo. Ok, sono in 2 mesi, sono venduti 61 articoli, vuol dire uno al giorno, all'incirca. In realtà sono 100. Secondo me si possono calcolare anche due al giorno, all'incirca. In altre situazioni sicuramente questi numeri sarebbero più alti, ok? In questa situazione purtroppo i numeri sono più bassi, ma comunque si sta vendendo, ok? Ok, analisi blanda. Analisi molto blanda. Un altro strumento che c'è, ma che è disponibile solo per chi ha un negozio eBay, è Therapic. Therapic è un ottimo strumento che io lo uso specialmente per volume, per vedere i volumi generali. Non lo uso per altri strumenti perché non è assolutamente valido, e per vedere le tendenze, che le tendenze mi fanno capire un attimino come posso anticipare la stagionalità in un mercato che per me è nuovo, non lo conosco, e spesso e volentieri chi è su eBay, chi sta partendo, non si pone nemmeno il problema di conoscere la stagionalità del web, che può essere uguale, ma in realtà può essere in alcuni casi completamente differente, perché il web dà un'opportunità in più, mentre nell'offline questa opportunità non c'è. Vabbè, sono discorsi un po' particolari, ma questo strumento lo devo usare esclusivamente per vedere, più che altro anche per confrontare questi dati, che alcune volte non combaciano, ma posso avere una linea guida. Cioè, la linea guida qual è? Bene, ho 61 oggetti, aggiungo quel 30% che mi ha detto Max, siamo all'incirca sui 100, sto sparando, raga, attenzione, siamo sui 100 oggetti, va bene, due al giorno, va bene, io sono competitivo perché non vendo una tanica. Non fate il ragionamento che fanno in molti, però io vado a mettere un prodotto e ci guadagni appena 5 euro. Sì, ragazzi, ma stiamo parlando di un prodotto. Non tu il tuo budget, il tuo business non si fa su un prodotto, si fa su molti prodotti. Di conseguenza, ho venduto uno oggi di questo, ho venduto un altro, faccio 100 euro al giorno, sono 3.000 euro al mese. Questa è l'idea che dovete prendere. E non ragionate sull'oggetto singolo, perché sennò vi cadono le braccia. Fondamentale questa cosa. Ok? Ragionate sul complessivo, analisi di uno, due, tre, e inizia a inserire più prodotti. Buona. Un attimo che vediamo Therapic. Credo che riuscite a vederlo. Ok, penso di sì. Ok, facciamo l'analisi velocissima. Ok, ripeto, per Therapic avete l'opportunità di poter accedere tramite l'iscrizione del negozio. Ok? Perché adesso è gratuito. Non so, io non ho fatto la prova a vedere se si paga chi non è. Non lo so, però fate una verifica, ok? Questo strumento lo usate dentro eBay, questo invece è al di fuori, dovete avere un negozio per accedere. Si può fare anche dentro eBay questa analisi, a me però non piace, preferisco questa. La prima cosa che dovete fare, vabbè, impostare sulle impostazioni che avete qua. Ringrazio Gennaro che mi ha dato il suo account. Probabilmente sì. Vabbè, poi ne fa niente. E da qui potete andare a inserire. Mi raccomando, andate a fare scegliere al sistema il fuso orario Italia ed euro. Ok, fate le modifiche e via. Molto semplice, non ci vuole arte di scienza. Ok. A questo punto io provo a fare la stessa analisi che ho fatto qua. Ok? Perciò faccio Tanica, mi raccomando, stesse parole, perciò a questo punto io me le vado a copiare. Tanica benzina 10, ricerca, e vado a vedere un attimino il volume.
Il volume che sto vedendo lui me lo fa complessivo, ma lo fa complessivo in base ai dati che io inserisco. Io qua ho inserito un anno. Se faccio gli ultimi 7 giorni o provo a fare gli ultimi 90, facciamo 30, che vediamo un attimino se corrispondono. Ok, 30 giorni vale a dire che se io parto dal... Lui quando è, da quando è che parte? Vediamo un po'. Lui parte dal 19 febbraio al 19 marzo, perciò io devo tenere in conto le vendite che ci sono state fino al 19 febbraio, ok? Perciò qua all'incirca siamo qui. Me ne mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 vendite all'incirca. Lui che risultato mi dà in questo momento? 23, e abbiamo detto che il totale era 61. Ecco, i numeri, vedete, sono completamente differenti. Vabbè, lasciamo perdere. Mi interessa vedere un'altra cosa, il prezzo medio di vendita, il totale complessivo venduto nell'arco di questo periodo che io sono andato a selezionare, ok? Numero venditori, no, 23, scusatemi. Oggetti venduti, eccolo, vedi, 119, sono molti di più. Ok, perfetto. Qua sbirciata veloce, qui un po' più nel dettaglio, ok? Vedo il numero dei venduti, la cosa che mi interessa a me personalmente è la tendenza. Ok, nell'ultimo periodo vedo i picchi di vendita. Quello che mi interessa vedere in particolar modo è la tendenza di un anno, così posso andare a vedere questo uno studio successivo. Ok, perciò vedo che hanno dei picchi addirittura ad agosto, si aumenta, molto ovviamente la gente va in barca, ha bisogno della tanica, allora vedi, molto ovviamente il periodo estivo aumenta per poi andare in ribasso, per modo di dire. Durante l'arco dell'anno, con questa parola chiave, con 10, si sono fatti 20.000 euro. Se tolgo il 10, prendo in considerazione tutti i litraggi e tutti i tipi di taniche. Ok? A questo punto i numeri saranno molto più alti, 51.000. Perciò passo da 20 a 51. Non solo, ma io da qua posso andare a vedere quali sono i litraggi che fatturano di più. Se io ho fatto 5, se ho fatto 10, ora faccio 5, se esiste, la sto sparando. Ok, quanto avevo messo? Scusate. Ok, il 10 mi fa all'incirca 22.000. Il 10, scusi, 20.000. Il 5 mi fa 5.000. Però attenzione, perché è probabile che in questo caso qualche venditore abbia messo all'interno del titolo molte variabili. 5, 10, 15, 20, perciò mi beccherà anche lui, perciò è un po' sporca questa cosa. Ma indicativamente mi può dare il complessivo del volume, nello specifico potrebbe essere, ok, vedi questo, 5, 10, 20. Se io ad esempio faccio 5, faccio 10, faccio 20, lui risulterà sempre nella classifica dei venduti. Perciò è un po' sporca questa cosa, non è veramente pulita. Però il complessivo dei venduti sono 51.000, con la tendenza che sicuramente il picco sarà sempre, vedete, sarà sempre in questo momento, vale a dire ad agosto. Vi faccio vedere una cosa molto importante, le tendenze anche dei venduti, per curiosità, quanto si stanno influenzando e quanto sta influenzando il mercato e la situazione attuale nel mondo delle ricerche e nel mondo delle vendite. Secondo voi in questo momento, se qualcuno ha delle bandiere, italiana, ok? Come vedete, c'è un picco elevatissimo, ok? La gente sta incominciando, gennaio, febbraio, marzo, ok? Sta incominciando a ricomprare le bandiere dell'Italia perché le mette fuori dai balconi. Questo è interessante. Voi potete anticipare in alcuni casi diciamo, queste situazioni andando a verificare. Io ho un prodotto, come vi dicevo, ragionate al contrario, ho un prodotto particolare, posso andarmi a vedere se questo prodotto in questo periodo è molto ricercato. Guardate un'altra cosa. Propoli. Un prodotto che sanifica la gola, così e colà, patapim patapam, molta gente lo sta comprando per boom, schizzo di vendite. Ok? Cioè, questo strumento è un ottimo strumento. Più che altro vi consiglio di usarlo proprio per transazioni e tendenze.
è complessivo del fatturato, fatturato generale, cose del genere, potete andare nello specifico, nel dettaglio, e grazie a questi due strumenti, in maniera blanda e in maniera un po' più complessa, potete perdere meno tempo e inserire i prodotti giusti, quelli che si meritano il vostro tempo, perché il vostro tempo, ripeto, non ve lo ridà indietro nessuno. Cioè, per chi sta incominciando e vuole iniziare su eBay, non si faccia troppe pippe mentali, ma la spedizione non so come inserire. Ragazzi, questo non esplode, non è un topo, è un mouse. C'è molta gente che veramente si terrorizza al dover sbagliare. Cosa dovete sbagliare? Cosa succede? Non succede niente. Create una bozza, ok? Mettetela in bozza, non la lanciate, assicuratevi che sia tutto a posto, poi la lanciate. Guardate i costi di spedizione, controllate il corriere, controllate le poste nella vostra zona, se spediscono, ci sono zone rosse che non si può spedire. È una situazione un po' del cacchio, però per chi sta iniziando adesso, partite, fate, specialmente se siete in una situazione dove veramente state col negozio chiuso e vorreste comunque avere qualche incasso. eBay in questo momento è un'ottima opportunità, come poi lo può essere Amazon. Attenzione, non è che sto dicendo eBay è migliore, come può essere il vostro e-commerce, spingete un po' di più se riuscite, ma è una situazione dove l'online in questo momento conviene. Rimangono le problematiche, io non faccio finta che non esistano queste problematiche, ci sono. Ma le dobbiamo superare con i denti stretti, con le situazioni un po' del cacchio, come PayPal che ultimamente sta facendo un po' i cavoli suoi. Non lo so, non era il momento giusto. Vabbè, io comunque devo andare avanti, non mi posso fermare. Poi decido se chiudere o no, decido se partire o no, ma io, visto che siete a casa, non state facendo niente, è il momento giusto di mettersi a studiare, in particolar modo perché l'online andrà avanti, continuerà ad andare avanti. Ok? Ora, io non ho visto commenti, eventuali cose, però per il momento mi vorrei fermare qua. Voglio prima che abbiate chiaro il primo passo da fare. Questo è il primo passo. In maniera molto semplice, non me l'ho resa complicata, l'ho resa molto semplice, perché per me i passi fondamentali sono questi. Poi si può fare qualcosa un po' più complesso, ma non è il momento giusto e non è nemmeno l'occasione giusta per fare queste cose complesse, perché adesso noi dobbiamo cercare di inserire i prodotti più venduti. Perché vogliamo aspettarci subito dei risultati. Ok? Ad esempio, qua vedete, ho tolto tutte le variabili, che può essere 5, 25, quello che è, e adesso lui mi farà vedere molti più numeri. Perciò io qua devo aggiungere un 30%, un 40%, perciò sarò a 230, 200, sì, per 4 per 2, 8, a 280, 300 transazioni. Vediamo. Vediamo, Mica benzina, vediamo se corrisponde. Questo l'intero anno, seleziono i 90 giorni. No, facciamo così. Prendo il primo, il 20 marzo, e prendo, vediamo se corrisponde, ok? 22 dicembre, ok? Faccio. Aspetta, ah, non... aspetta, posso sì, però aspetta, vediamo. Ok, novembre e faccio 22 dicembre fino all'ultima data che ho a disposizione, vediamo se corrisponde. Non corrisponde, non lo dico già. 179 è data 20 marzo, data gennaio, febbraio. Marzo. Non me lo consiglio. Vabbè, facciamo fino al 19, okay, perché non me lo ancora i dati non ce li ho. Era 20. Ok. 596. Qui abbiamo invece 179. Anzi, sono molti di più. Ho dato un numero anche inferiore. Va bene, 11.000 in generale, con tendenza e tutto. Ok, ragazzi, guarda un attimo la pagina, date un'occhiata. Ok? Guarda un'occhiata ai vostri commenti, guarda un attimino i commenti. Perciò, raga, andate a sfruttarla questa situazione, andate a sfruttare questo semplice consiglio, è una cosa molto veloce, non è nemmeno complicata, ma molto semplice. Perciò, avete dei prodotti.
Ma anche voi a casa, che non siete professionisti o che... Perché no? Ok, votate i cassetti in questo momento. Non avete un cacchio da fare, siete in quarantena, volete perdere del tempo, volete approfittare di questa situazione senza buttarvi giù. Questo è il momento per andare a utilizzare questa piattaforma come altre. Io non sono di parte. Io lavoro e mi piace eBay, ma potreste vendere anche in Amazon, a me non me ne frega niente. L'importante è che portate il pane a casa, l'importante è che non perdete tempo. Perciò aprite i cassetti, fate questo test iniziale. Quanti CD di Laura Pausini vengono venduti? Avete CD di Laura Pausini, volete toglierlo davanti alle scatole che vostra moglie vi sta tormentando con la musica di Laura Pausini, di nascosto glielo vendete, e incassate qualcosina. Ok. Vedo qualche commento, ok? Vediamo. Ciao Max, Giuseppe, grazie a te Paola, perché Paola mi scrive: ciao Max, grazie come sempre per la collaborazione e disponibilità. Ringrazio voi ragazzi. Come si chiama questo strumento, per favore? Lo strumento si chiama Therapic, ok? Solo se è al negozio, però adesso io non so se... Col negozio è gratuito. Adesso non so perché prima se c'era un abbonamento, se ma era distaccato da eBay, adesso eBay l'ha fatto parte sua, non so se hai bisogno per forza di un abbonamento, non lo so. Verifica un attimino. Ok, vedo, incide anche la marca? Certo che incide, dipende, la marca incide in alcuni fattori. L'analisi è da fare a priori, però ti posso dire che la marca spesso e volentieri, se non è un tema specifico e se non è di tendenza, non incide assolutamente. Anzi, in alcuni io, ad esempio, sconsiglio proprio di mettere le marche nel motore di ricerca. Ok, si vede bene, ok. Altre cosettine da importanti da darvi, ragazzi, da dirvi, non vi fate le pippe mentali sul discorso dei feedback. Non vi fate queste pippe mentali. Voci di corridoio, gente che dice: no, ma se io non ho, come si dice, non ho 500 feedback, non riuscirò a vendere. Cretinato. No, anche dovrebbe essere anche il base, però io adesso non so su quali, tutti gli account so che sono premium, però dovrebbe essere anche sul base, comunque verificate, ok? Non vi fate queste pippe mentali, cioè io dico sempre, per dire la frase che dico io è, non, cioè c'è gente che scrive, non posso spedire, non posso vendere perché non so come spedire, ma prima vendi. Nel frattempo comunque informati, ma non ti porre quelle problematiche o quelli, ma se non ho un negozio con la grafica non riesco a vendere. Non è vero. Se non ho 500 feedback non riesco a vendere. Non è vero. Se non ho il template non riesco a vendere. Assolutamente no. Assolutamente no. E seguo ragazzi che partono completamente da zero, che vogliono diventare imprenditori e loro cosa partono? Col template, con negozio? No, partono da zero. Completamente da zero. Aprendo i cassetti. Le aziende che arrivano e mi dicono: ma c'è bisogno del template, Max? No, assolutamente no. Partiamo, vendiamo, poi il template arriva dopo. Ok, non è quello il problema. Iniziamo prima a partire dalla base. Cerchiamo di capire se i nostri prodotti sono venduti o no. Perché è inutile andare a inserire dei prodotti senza sapere se il mercato li richiede. E non è un errore stupido questo, è un errore che fanno in tantissime persone. Perché credono che loro arrivano e il mondo aspetta loro. In realtà di ferramente ce ne sono quante ne vuoi in eBay. Di chi vende libri è pieno il mondo. Di chi vende cover iPhone è pieno il mondo. Perciò, ma anche se fosse che sei l'unico, sei uno dei pochi, domani mattina arriveranno i tuoi concorrenti. Non è questo il problema. Il problema è vedere se il mercato richiede quel prodotto. Se c'è mercato. Okay? Quasi tutti i mercati hanno mercato, per modo di dire. Però c'è chi viaggia più velocemente e chi viaggia più lentamente. Esempio, forse ve l'ho detto altre volte, una persona che
3 anni fa, quando facevo ancora le call, cioè le consulenze di persona, forse anche quattro, mi disse: devo inserire dei prodotti. Ho 5.000 prodotti da inserire. Vendo biciclette e tutti accessori. Prima di iniziare a inserire le biciclette, che per lui erano i prodotti da dover inserire prima di tutti, perché è bello inserire, cioè vendere una bicicletta al giorno da 300 euro. L'analisi preliminare ci ha fatto capire invece che era inutile inserire quei prodotti subito. Era meglio inserire i copertoni, le valvole, le maniglie, le manopole, le catene, perché avevo una rotazione più veloce. Facevo dalle 40 alle 50 spedizioni al giorno, incassavo 4.000-5.000 euro solo di quelle cose, e poi pian piano inserivo le biciclette, e le biciclette facevano da contorno, da grasso che cola. Si arrivava poi a fare 6, 7, 8 grazie anche alle biciclette, ma la partenza la devo fare con prodotti che hanno una rotazione più veloce. Uno, perché ho prima cassa. Due, perché grazie, se sto partendo e grazie a questi prodotti posso fare volumi, un volume critico che mi consente di poter andare al corriere e dire: toh, ho 100 spedizioni al giorno, 50, 1.000 al mese, che prezzo mi fai? Questo è un modo di fare trattativa, in maniera che il corriere poi ti abbatte i costi. Cercate di ragionare in modo imprenditoriale, ok? Questo è un primo ragionamento da fare per chi sta iniziando. Se non avete domande, io vi lascio. Io volevo dare una mano a coloro i quali stanno partendo, che vogliono partire, che partono in maniera grezza. Non fa niente, partite. Anche questo vi serve, è un primo strumento che vi sto dando. È normale, ce l'hanno tutti questi strumenti, molti non li conoscono, molti non li sanno usare, forse qualcuno anche con 5.000 feedback non sapeva nemmeno che questo strumento esisteva, sia quello di Bay o quello di Therapic. Può succedere. Comunque. Fate così e questo è il primo passo. Così vi capite anche se, bah, quasi quasi parto con Bay. Beh, no, quasi quasi non parto proprio con Bay. Vedo che quasi tutti i miei prodotti, il mio settore merceologico è un po' nei casini. Ok? Mettiamo una cosa, mettiamo una, facciamo un esempio. Voi vendete, siete un negozio di chincaglierie per la casa. La candela, il profumo, l'incenso. Avrete due o tre prodotti all'interno del vostro catalogo che vanno forte. Il resto sono cose che non vale nemmeno la pena comprarle in eBay, perché c'è la bancarella fuori dei cinesi o comunque i cinesi che sono forti su eBay, ma più che altro perché è un mercato con poco margine. Ok? La vostra clientela, tirare in un negozio simile, è una clientela differente da quella di eBay. Non che la gente di eBay cerca il prezzo più basso, assolutamente no. Non è detto, dipende dal settore merceologico. Ma diciamo che quelle sono cose comuni, e quando le cose sono comuni, tutti le possono vendere. Se tutti le possono vendere, il prezzo è molto rosicato. Partite da questo principio. Per i ragazzi che vogliono iniziare, toglietevi sta fissa delle cover d'iPhone che vi fate solamente male, mi raccomando. Ok? Se non ci sono domande, io mi fermo. Poi ve la rivedete tranquillamente, poi vedremo di farne un'altra. Ok? Ripeto. Sono in contatto con eBay, l'ho detto all'inizio, lo dico anche alla fine, per quanto riguarda le problematiche. Stiamo cercando di trovare soluzioni che vi possano aiutare per chi sta vendendo e per chi ha delle problematiche in questo momento. Le variabili sono tante e cerchiamo di trovare una via di mezzo, anche perché sono informazioni e le situazioni cambiano giorno per giorno, perciò è un casino doverci star dietro, e parliamo sempre con un software, con un programma, è come se voi stesse mettendo mani all'interno del vostro sito internet. Non lo fate in 2 minuti. Ok? Cioè non è che hai già un pannello di controllo che ti riesce a modificare tutti i parametri e variabili che non erano mai state prese in considerazione. Certe sì, certe no. Cioè, abbiate un attimo di pazienza, elasticità, siamo tutti tesi, siamo tutti nervosi. Cerchiamo di fare il meglio che possiamo, sia dalla parte di Bay ci sta dando una mano, sia io che vi sto dando una mano, e sia voi che dovete dare una mano a voi stessi, a chi è più in situazioni un po'. Poi, il fesso su eBay che compra ci sarà sempre, quello che vuole fare il furbo anche in questo momento ci sarà sempre, come c'è adesso e c'è stato prima. Non ammettiamo, non possiamo immaginare che le persone si comportino in questo modo, perché ho visto anche situazioni dove gente. Ho visto l'altro giorno,
Quando è che spedisci urgenza? Ma dove vivi? Cioè, io mi sono reso conto, ma dove cavolo stai vivendo? Cioè, nell'account di un ragazzo che è in Masterclass. Dove vivi? Però là la devi mandare giù. Manda giù, respira, 5 secondi, 1, anzi, fai il conto al contrario, 5, 4, 3, 2, 1, respira profondamente e vai avanti. Ok? Cartoleria, dico la Fabio, vedo questo messaggio, anche se ho fatto la Masterclass, è sempre molto utile seguire i tuoi live perché si impara anche se si suppone di aver già appreso. Un saluto, Max, bravo. Lui, ad esempio, in Masterclass ha fatto il percorso più alto, è arrivato al massimo e l'umiltà, secondo me, premia sempre. In particolar modo in questa situazione. Partire con i piedi di piombo, partire molto tranquilli, molto, ripeto, chi sta partendo, è un consiglio proprio, la regola base numero uno. Chi sta partendo su eBay adesso, questo è un ottimo strumento per verificare quali sono i prodotti che potrebbero andare nel vostro catalogo, partite con umiltà e secondo passo, sappiate che non è facile, vi dovrete fare un coso così, e terzo, non siete i primi, non sarete gli ultimi. Perciò non credete, perché questo capita spesso, che siete gli unici su eBay. Arrivo io, perché non comprano? Non hanno capito niente, forse è il contrario. Ciao ragazzi, mi raccomando, news e novità, ci sentiremo sul gruppo. Ah, chi non è iscritto sul gruppo, il gruppo è questo. Vivere e lavorare con eBay è gratuito. Arrivano, in questo momento arrivano anche quelli che non hanno un cacchio da fare, gli piace soltanto prendere per il culo le persone e si sfogano. Però il gruppo è gratuito, siamo 4.397. In questo momento vi metto qua il link per chi ancora non fosse iscritto nel gruppo. Si iscrive, è gratuito. Ci sono venditori eBay avanzati, non avanzati, gente che sta partendo, perciò qui si possono trovare aiuto, informazioni di qualsiasi tipo. Ok? Aspetta un attimo, che però meglio che lo modifico questo, se no, maxmaggio. .com/gruppo tracce book. Ok? Dovrebbe essere così. Perfetto. Mi raccomando, ragazzi. Ultima cosa. Questa è l'occasione giusta per stringere rapporti commerciali con chi del vostro stesso settore. Ok? Vi potreste dare una mano, poi fate come cacchio volete. Ciao ragazzi, mi raccomando, fate i bravi. Stoppo tutto, faccio stop share, dovreste vedere solamente me e stoppo anche qua. Ciao.